Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Mentre le persone indicano il loro bambino dall'aspetto del suo viso, lotta per essere in grado di farlo funzionare. Carly Harriott era molto emozionata quando ha saputo che sarebbe diventata madre. Lei e suo marito hanno aspettato con ansia i 9 mesi di gravidanza e, da quanto indicato dai test, hanno pensato che sarebbe stato un bambino completamente sano. Carly è rimasta incinta quando aveva 28 anni. Ma improvvisamente, tutto ha cominciato a cambiare e il momento tanto agognato del parto è diventato uno dei momenti più difficili per la famiglia unita. Carly ha partorito senza problemi ma ha notato che l'infermiera e i medici hanno visto qualcosa di strano nel suo bambino. Prima di incontrare il piccolo Loi, una delle infermiere gli ha dato uno strano avvertimento. Il suo viso è un po' strano. Vuoi vederlo? Erano le peggiori parole che potessi immaginare che mi venissero dette in quel momento. Prima che potesse incontrarlo, Carly ha sentito l'ostetrica dare l'allarme. Il bambino aveva smesso di respirare e doveva essere trasferito immediatamente al reparto di terapia intensiva. È stato fino alla notte successiva che Carly e Luke hanno potuto incontrare il loro bambino. Il medico ha spiegato che è nato con la sindrome di Treacher-Collins. Una condizione che produce una serie di malformazioni nel cranio. Si stima che questa sindrome colpisca una persona su 50.000. Quando hanno incontrato Loi sono rimasti scioccati. Le ossa della sua testa sembravano un po' deboli. Non aveva orecchie o mandibola, e i suoi occhi sembravano cadenti. Quando il bambino aveva solo 3 settimane, ha subito una tracheostomia perché non riusciva a respirare da solo. Carly e la sua famiglia sono stati addestrati come il tubo che è stato inserito nella sua trachea deve essere cambiato e pulito regolarmente. Tuttavia, questo era solo l'inizio di una lunga strada per la salute di Loi. Loi ha imparato 63 parole nella lingua dei segni poiché non riesce a sentire. La prima diagnosi dei medici è stata estremamente devastante. Hanno assicurato ai genitori che le condizioni di Loi erano così gravi che semplicemente non c'era modo in cui potesse ricostruire il suo palato. Tutto sembrava indicare che non avrebbe mai potuto respirare, mangiare o parlare da solo. Ci sono medici che sono in grado di fare un trapianto di faccia completo. Non capiva perché non riuscivano a guarire il suo palato. Per lui è un'operazione molto importante. Carly semplicemente non era disposta a smettere di lottare per suo figlio e dopo molte ricerche è riuscita a contattare uno specialista che afferma di essere in grado di eseguire l'operazione di cui il bambino ha così tanto bisogno. Purtroppo l'operazione è molto costosa, i suoi genitori stanno ricevendo donazioni per salvare la vita di Loi. L'operazione per il tuo palato costa $50.000 e poi avrai bisogno di un'altra serie di procedure per migliorare la tua mandibola. Nonostante il fatto che Loi sia un bambino molto felice e amorevole, molte persone le si avvicinano e le chiedono cosa c'è che non va in lui con sguardi spiacevoli. So che il mio bambino è bello fuori e dentro, ma questa è una condizione molto crudele. La gente lo giudica dal suo aspetto. Non c'è dubbio che questo dolce bambino ha fatto molta strada. Ci auguriamo che grazie all'amore della vostra famiglia possiate continuare a crescere più forti e più sani. Condividi la tua storia, Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto. Iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.